fossi tu la mia sposa, il mio unico amore. Ho voluto incontrarti perché sono rimasto colpito da ciò che dicevi ieri sera, durante il banchetto nuziale. Cosa dicevo ieri sera di tanto interessante? Dicevi che non avresti rinunciato ad un grande ideale per un uomo qualunque, che aspettavi uno sposo speciale. Non ho sentito tutto, ma ciò che ho sentito mi è bastato a capire. Dopo Ipazia è stata Aspasia a rivivere all'Anfiteatro Romano di Arezzo grazie alla rassegna teatrale estiva dedicata a due delle figure femminili più importanti dell'antichità. In scena è così andato l'adattamento teatrale del romanzo Aspasia guardava spesso il mare, in cui rivivono le straordinarie vicende di Aspasia di Mileto, la donna che per 20 anni fu compagna e consigliera del grande statista ateniese Pericle. Aspasia è una persona storica che è realmente vissuta e diciamo era proveniente da Mileto, una città dell'attuale Turchia, va ad Atene per mare per trovare la sorella Mirtile che aveva sposato Alcibiade, lì si costruisce un mondo intorno a sé e diventa l'amante, poi la compagna e la consigliera del grande Pericle, in quella che è stata nel V secolo a.C. definita l'età d'oro dell'Atene democratica. Quindi una persona, una grande donna accanto a un grande uomo. E lei si è fatta largo nella società ateniese, che era una società apparentemente democratica ma molto maschilista, chiusa nei confronti delle donne, creando la prima scuola per donne all'interno di Atene e diventando la consigliera del grande Pericle. Non avrei mai creduto che una donna potesse parlare così. Lo credo bene. È una donna intelligente e saggia, però. Ha delle doti, delle capacità particolari. A Mileto ha già fatto parlare di sé. È molto conosciuta per aver previsto un terremoto e la popolazione della sua città vedeva la vita. Una figura da rivalutare. La presentiamo oggi in scena con 4 attrici che si divideranno il ruolo di Aspasia. Proprio per far capire che certi valori oggi possono essere incarnati ancora dalle donne del nostro mondo, in questo mondo non facile, dobbiamo ricordare proprio per tante cose che sono all'ordine del giorno delle cronache.